Buongiorno a tutti, come diceva Enrico, ho una piccolissima azienda che fa consulenza e infrastruttura. Sono tre persone che hanno messo in piedi, diciamo, nel tempo le competenze per fare gestione di sistemi IT complessi e con varie, diciamo, sfumature. Ognuno di noi lavora presso clienti in maniera pressoché stabile. Io, senza, non è un grosso mistero perché lo vedi anche su LinkedIn, sono praticamente a tempo pieno in Cari Parma. Un altro dei fondatori è l'IT manager di un grosso portale verticale tematico, che, possiamo anche dirlo, non è un segreto, che è moto.it. E il terzo lavora invece in un'azienda di security per la parte, diciamo, specifica verso database e web application firewall. Sono tre competenze molto diverse che però unite hanno messo, diciamo, a fattore comune il know-how che ha permesso di tenere in piedi un data center, diciamo, discreto. Non è grandissimo, soprattutto non ha abilità di erogare servizi a sconosciuti, nel senso che tutti i nostri workload abbiamo la fortuna di sapere che cosa sono e come funzionano. Però è un data center che è fatto da una dozzina di host, si porta dietro una quarantina di tera di storage, veicola su internet tra i 100 e i 400 megabit al secondo di banda costantemente tutti i giorni, quindi insomma, sono dei numeri che già incominciano ad essere significativi. Moto.it viaggia ormai verso i 2 milioni di page view, quindi insomma qualche cosa che non si può fermare e funzionare anche discretamente. Io sono un affezionatissimo utente di Moto.it. È una community abbastanza vasta, sono circa 700.000 utenti registrati e sono persone con un nome e cognome, un profilo. E se vi capita di andare sul portale, la cosa, diciamo, più importante come user experience è la velocità. La velocità perché non state ad aspettare 20 minuti che si apra la pagina. E vi assicuro che per lavorare e ottimizzare tutto quello che c'è nell'infrastruttura perché la pagina si apra sotto i 2 secondi, c'è tanto lavoro da fare. Tanto lavoro da fare che poi alla fine casca sullo storage, perché alla fine tu puoi leggere. Qualcuno legge, qualcuno scrive. Tanti leggono, ma anche tanti scrivono, perché adesso parliamo magari nello specifico di cosa succede su moto.it. Ci sono tutte, diciamo, le notizie, quindi la parte redazionale, ma ci sono la compravendita delle moto, adesso anche delle auto, perché esiste anche automoto.it. Quindi c'è una continua proliferazione di file che sono l'annuncio, l'immagine, le immagini a varia risoluzione. Il discorso della risoluzione è stato molto impattante, perché avere un'immagine grande 300x120 è una cosa, avere un'immagine di una macchinetta fotografica che ti fa il 3600x1200 è un'altra, e l'utente quando fa l'upload non si preoccupa di, diciamo, della sorgente che è stata fatta, quindi ti fa magari anche diversi upload di immagini grosse che poi tu devi gestire e mettere in piedi. Per noi solamente la parte delle immagini cresce con un rate di 100-150 giga a settimana. Questo per darvi l'idea di quanto velocemente, come diceva prima, il dato poi cresce e bisogna starci dietro. Tu hai fatto delle modifiche nell'ultimo anno, se non ricordo bene, all'architettura, ok? E hai iniziato ad adottare in maniera importante i dischi, sì, SSD. Sì, in realtà, diciamo, l'inizio dell'uso della SSD è stato molto tempo fa, parliamo di ormai quasi 5 anni fa, con alcune tecnologie che abbiamo messo in piedi, perché all'epoca non c'era un prodotto, diciamo, maturo da scaffale che facesse questo tipo di cose, e abbiamo messo insieme un piccolo Frankenstein che però funzionava molto bene, perché era stato fatto con componenti standard, quindi con SSD che compravi, diciamo, nella grossa distribuzione. Abbiamo scelto questa strada perché non c'era ancora tecnologia che ci soddisfacesse,
e in tutto per tutto abbiamo preferito prendere dei dischi potenzialmente che si rompono, no, perché sono ovviamente no, con un MTBF più basso, però abbiamo presi un paio in più, comunque il costo di un disco, diciamo, consumer è sicuramente molto molto più basso, e ci siamo potuti permettere di avere delle scorte per poter fare lo swap a caldo di dischi dove era necessario. La cosa simpatica è che di quell'array lì, che aveva degli SSD e dei dischi normali, su 48 unità si sono rotti 3 dischi meccanici e un solo SSD, quindi in realtà era molto più affidabile l'SSD consumer piuttosto che l'Enterprise SAS. Sì, in realtà stai confermando quello che molti produttori di array che sfruttano il flash stanno dicendo, cioè la durabilità del disco SSD, soprattutto se è usato degnamente, quindi non con un disco meccanico, è molto elevato, cioè ci sono dei dati anche di produttori che hanno negli anni aumentato la garanzia, non è che gli danno la garanzia così lunga sugli SSD perché sono buoni e perché non si rompono, lo sa, magari e loro lo sanno, magari non è tanto perché è migliorata forse la tecnologia hardware, ma perché il software che lo gestisce è migliorato probabilmente, no? Sì, ovviamente, cioè era quello che dicevamo stamattina quando ho fatto vedere la tartaruga con le ruote, ok? Se te ci hai pensato, okay, e sai come funziona l'SSD, le scritture vengono, il problema è la scrittura, no? Che è un numero limitato di scritture per ogni cella. Oltretutto tu lo sai, nel senso che il disco ti dà ha dei contatori, e dopo un po' ti dice guarda questo qui fra un po' si rompe. Per cui hai delle informazioni che prima non avevi, perché il disco meccanico non ti diceva fra un po' mi rompo, ok? Sì, c'era lo smart eccetera, ma insomma siamo a un livello molto più basso. E B, i produttori hanno iniziato, quelli più furbi, okay, a riorganizzare i dati che arrivano dall'esterno in maniera che vengono sempre utilizzate le celle delle dimensioni giuste, che vengono i dati distribuiti in maniera eccetera, eccetera. Alcuni addirittura non usano gli strumenti messi a disposizione dal disco SSD, nel senso che scrivono in maniera così efficiente che non hanno bisogno di usare il garbage collection che c'è all'interno del disco SSD. Okay? Per cui sanno bene che se scrivono quel blocco lo devono scrivere da un'altra parte e invalidare quello vecchio, senza andare a dirglielo neanche, ma gestendo dei metadati che altrimenti non gestiscono. Ed è molto più efficiente e i tempi si allungano. Infatti alcuni produttori stanno già pensando di utilizzare il TLC, che sono 3 celle, adesso MLC in realtà sono 2 celle per ogni cioè due dati per ogni cella, dopo sono 3 dati per ogni cella. La complessità e la dimensione di queste celle è così piccola che se adesso si parla di centinaia di scritture prima di rompere una cella, dopo si parla di decine di scritture. Quindi, però sono molto più economici, quindi possono mettere molto di più, sono molto più densi, eccetera, eccetera. Comunque, niente, quindi hai attivato questo. Torna a noi, 5 anni fa abbiamo cominciato con questo perché era necessario dare, diciamo, velocità a database. Ovviamente un portale così è tutto basato su database, CRM picchiava non so quante query, tante, veramente tante, e questo era il collo di bottiglia. Quindi per dare velocità a database abbiamo fatto la prima adozione degli SSD. La seconda adozione è più recente per, diciamo, un uso più distribuito della capacità. Abbiamo visto che funziona bene, è stato molto affidabile, e l'abbiamo testato, diciamo, in lungo e in largo. E quindi adesso stiamo allargando su altre macchine meno critiche, come appunto quello delle immagini, la possibilità di poter pescare le performance lato SSD. Quindi nel vostro caso, cioè, avete iniziato a usare una VSA? Abbiamo fatto diversi esperimenti in realtà, perché siamo partiti da una storage tra virgolette tradizionale, quindi dischi condiviso con le tinte scasi verso gli host. Abbiamo testato la VSA di Tripa un po' di tempo fa, abbiamo testato DHP. Abbiamo testato le prime VSA di VMware,
con tutti i pro e contro. Stiamo lavorando adesso per vedere che cosa si riesce a tirare fuori da vSAN, perché sembra molto interessante come logica di scalabilità di distribuzione del carico. Ci possiamo permettere, appunto, come dicevo prima, il lusso di entrare nella tecnologia perché conosciamo bene tutti gli strati che la compongono, conosciamo bene i workload che ci devono andare sopra e come lavorano, e quindi tra virgolette molte sorprese non abbiamo. Il problema della predecibilità in questo caso non c'è. C'è in CariParma invece, dove mi occupo della parte della sicurezza dell'infrastruttura, quindi sull'infrastruttura ci sono tutti i giorni, anche se con un cappello diverso, e lì invece mi tocca martellare il vendor che non è in questa sala oggi, perché è veramente poco predecibile. E i problemi, insomma, delle slide che tu hai fatto vedere ci sono, e ci sono su un data center che poi non è molto più grande di quello che gestiamo per altri motivi, insomma, con i miei due soci. E questa è una cosa tra virgolette imbarazzante, perché stiamo parlando di cifre, diversi ordini di grandezze diverse, con investimenti fatti con risultati che sono al di sotto di quelli ottenuti, diciamo. Ovvio, abbiamo la fortuna di avere sia la conoscenza delle tecnologie sia la conoscenza dei workload. Un altro esempio è un data center che mi è capitato di progettare tre anni fa ormai, sì, di un operatore, diciamo, di servizi, cioè telecomunicazioni, che infrastructure as a service, dove oggi girano poco meno di 10.000 virtual machine. Comunque, insomma, non è trascurabile come carico, però lì veramente non hai idea di quello che ti sta passando in casa, e anche loro oggi si stanno, diciamo, orientando verso degli strumenti di analytics per poter capire su che lato investire, se investire su SSD, se investire su Nearline, come ridistribuire i loro carichi all'interno della SAN durante le fasce orarie della giornata e così via, insomma. L'adozione di SSD, ovviamente il tuo primo obiettivo è stato quello di andare più forte. Sì, okay. Assolutamente. Soprattutto sulla lettura. Sì. E hai visto dei side effects o comunque cose che non avevi previsto che hanno comunque, grazie agli SSD, sono migliorate, oppure nel tuo caso specifico era tutto? Ma diciamo che l'esperienza è stata abbastanza vicina alla tua, del primo caso di produzione di SSD, dalle 36 ore alle 3 e mezzo, nel senso che messo tutto quanto su SSD la cosa andava veloce, ma non quanto ci si aspettava, e il problema era proprio su come viene sfruttata la risorsa. Ed è lì che abbiamo capito quanto il database fosse martellato da parte del front-end del CRM e quanto in realtà fosse scritto male il CRM, tant'è che poi è stato cambiato il CRM. Non c'era modo di poterci uscire. Il database qual è? Sì, quello di Microsoft. E l'estrema razza per poter arrivare a capire che il problema non era solamente, diciamo, sulla parte di storage, è stato spostare tutto il database in RAM, perché qualcuno diceva ok, adesso più veloce di così non puoi andare, e quindi vediamo se il problema è nell'IO, e il problema non era nell'IO. Quindi da lì è stata cominciata un'attività di revisione della parte di, diciamo, dei contenuti e così via, e come contenuti vengono veicolati. Quindi comunque sia, diciamo che lo storage è stato di aiuto per risolvere in questo caso qui lo SSD, sì, in particolare ci ha fatto capire dove in realtà stessero i problemi, e i problemi abbiamo risolti, e oggi l'SSD è più che sufficiente, ma molto più che sufficiente su un database che adesso funziona bene, perché il CRM che ci sta sopra è stato riscritto in una maniera più furba, ecco. E oggi usi ancora oggi, quindi, dischi consumer? Assolutamente. Ok. E per cui per te il problema dollaro per gigabyte forse non è così sensibile? Sì, no, lo sentiamo molto di meno, nel senso che comunque quando compriamo sempre un'eccedenza di unità, perché siamo pronti a fare degli swap su, diciamo, possibili rotture. Abbiamo imparato molto da Backblaze, che ci ha insegnato perlomeno su che marca andare per la casistica dei dischi che si rompono, però devo dire la verità, insomma, nell'arco di 5 anni di storia le rotture sono state veramente molto poche, e comunque erano protette dal RAID. Nel giorno in cui dovessimo commuoverci su vSAN, addirittura sei protetto a più livelli, perché ti protegge
sia sì, la singola sì. macchina che la distribuzione del dato su diverse macchine, quindi siamo molto curiosi di vedere come funzionerà, diciamo, l'utilizzo delle risorse in quel modo. Dall'altra parte, vedendo, diciamo, quello che fanno i vendor tradizionali nell'enterprise, come Cariparma, come altre aziende che hanno questo tipo di problemi, come dicevi tu, Banca Popolare di Sondrio con Pier Giorgio, sono in effetti problemi di natura differente, nel senso che i workload li sono centinaia e centinaia, chi gestisce l'infrastruttura non ha assolutamente la più pallida idea di cosa ci stia finendo dentro, se non perché si accende un semaforino che ti dice c'è qualche cosa che non va. Però il workload della singola virtual machine, quando hai migliaia di virtual machine da gestire, è ovviamente difficile, molto difficile, difficile. Da, diciamo, da capire. In realtà anche con, già con 300, cioè già con 100 macchine, come state neanche un paio, un po'... Se non sai cosa c'è dentro, non sai bene. La premessa iniziale che ho detto è che diciamo, l'infrastruttura che gestiamo direttamente sono una dozzina di host, sono 200 virtual machine, ma sappiamo virtual per virtual che cosa fa ogni singola macchina, sappiamo esattamente che cosa fa, cosa ci gira dentro, perché lo fa, con che carichi, a che ora e così via, e quindi abbiamo ottimizzato la filiera dall'inizio alla fine in maniera veramente molto molto spinta. Per il discorso di andare a vedere quanti io IOPS faccio, banalmente il dato freddo, tipo non so, l'annuncio della moto messo un mese fa, capita quasi mai nelle prime 4-5 pagine della ricerca che fa un utente, quindi per noi quello è un dato freddo che anche se finisce su un airline non ha nessun tipo di problema. Se poi c'è qualcuno che becca quell'annuncio, aspetta quel secondo e mezzo in più, però non è più, diciamo, critico come la costruzione della home page piuttosto, cioè, che delle prime ricerche, che sono invece quelle che devono essere assolutamente veloci. Ma in assoluto, quindi tu oggi hai già adottato questa architettura scale out a due livelli, ok? In realtà a tre livelli, perché abbiamo spezzato anche tutta la parte di front end che fa un ulteriore caching su quelli che sono contenuti che poi arrivano più okay. frequentemente all'utente. Quindi hai anche tutta la parte di caching, diciamo, sulla parte di back end, quindi. Sul back end, sì. La domanda era, vedi in futuro prossimo, quindi non fra 10 anni, perché fra 10 anni posso immaginarlo, diciamo che un futuro prossimo dove 100% SSD, oppure anche per il modo che ha di lavorare la tua infrastruttura, i tuoi clienti, eccetera, ce ne vorrà? Diciamo, la tendenza è quella di spostare sempre più carico sull'SSD. Fino a un 100% probabilmente no, perché comunque c'è una quantità di dati freddi non trascurabile, e quelli prima di buttarli via comunque ci pensi, insomma, un po' di volte. Diciamo che è una questione semplicemente di costo al gigabyte in quel caso, nel senso che oggi ci sono dischi da un tera a qualche centinaio di euro su SSD. Se tu cominci a prendere 50 di questi dischi, che non è neanche un investimento poi così mostruoso, tra 50 tera SSD, a parte trovare delle macchine in cui mettere i 50 dischi, ma ne basta anche uno. Una delle macchine che abbiamo è un case Supermicro che ha 72 slot da dischi da 2,5. Poi torniamo al discorso che non hai banda passante dentro la macchina per sfruttarlo, però se hai semplicemente un posto dove metterli, con 4 unità hai 72 tera di dischi SSD. Sì. È chiaro. Usabili? No, è sempre questa cosa che già abbiamo il disco da 10 terabyte e i produttori di dischi rigidi meccanici stanno targettando i 20 terabyte. Ok. Quindi, per forza, perché sennò non vengono più. No, infatti, ovviamente. Basta 6, no, 10. Siamo a 10. 10 già adesso. Il problema è che hanno iniziato a usare delle tecnologie che rendono il disco sempre più lento. Ok. Per cui va bene finché scrivi sequenzialmente, va bene finché leggi sequenzialmente, ma già se vai a modificare un singolo dato, lui deve rileggersi un pezzo e riscrivere tutto quel pezzo. È un nastro. Quindi diventano molto più complicati come gestione, e immediatamente, cioè, le performance decadono ancora di più di questo. Ovviamente quando te fai il conto che 10 terabyte sono 7 watt,
sono anche molto convenienti, insomma adesso si fa fatica oggi come oggi, per quanto gli altri siano dei chip eccetera, fare 10 terabyte oggi è difficile, a quei prezzi, perché parliamo di $300. E l'altro discorso importante era l'improvvibilità dell'hyperlanding, nel senso che dell'hyperlanding, quando l'hypervisor va a scrivere verso lo storage, non hai la capacità di poter scrivere sequenzialmente o in maniera diciamo predicibile il file, perché lì hai un volume di I/O che arriva dalle virtual machine che sono gestite dagli hypervisor, e poi a quel punto in escasi ti arriva diciamo, il dato sul disco, sì, però ovunque. Tra l'altro noi usiamo Free Provisioning da sempre, cioè, per me si risparmia anche un sacco di soldi, però di contro dietro insomma, il file casca veramente dove capita. Quindi se lo storage lavora bene, il problema non c'è. Se hai delle performance accettabili, tutto quanto funziona bene, appena hai qualche cosa che non funziona come dovrebbe, te ne accorgi proprio subito subito. No, nella faccia dei nodi c'è, nel senso che abbiamo un SSD per nodo che utilizziamo per la parte di caching. E questa cosa sarà ancora più vera nel momento in cui, se le cose vanno come ci aspettiamo, adotteremo vSAN, perché poi vSAN ha un suo SSD di caching per la scrittura dedicato per ogni gruppo di scrittura. Quindi c'è anche questo che aiuta, però aiuta molto di più nella lettura, mentre la parte di scrittura casca comunque alla fine sempre sulla SAN. E abbiamo fatto una scelta tempo fa di partire con Escasi e di non utilizzare Fiber Channel, perché tutta l'infrastruttura è Ethernet, tutto il backend del data center 10 GB Ethernet, quindi abbiamo preferito unificare la parte diciamo, comune di I/O tra gli host e poter sfruttare poi per tutto, per VMotion, per la parte di storage, diciamo, limitando la parte di VMotion in maniera che non vada a caricare, cioè diciamo, l'I/O di storage, però comunque con due porte di 10 GB per ogni singolo host che va a finire insomma, sul backend, di banda ce ne ho onestamente più che sufficienza. Ma la macchina virtuale database quanto è grosso? Ma non è grossissima in realtà, perché stiamo parlando di un database che è intorno ai 20 giga, grosso modo. Tant'è che è un database che ci sta comodamente in RAM all'interno di una virtual machine. La dimensione in realtà è piccola, perché il database è solamente l'informazione diciamo, di costruzione di quello che c'è all'interno della pagina. Poi in realtà tutti i dati, i contenuti così via, vengono erogati dalle application e di front-end. Nel database è semplicemente la maschera che costruisce poi il contenuto. Però appunto quando si parla di milioni di page view c'è tanto lavoro dietro per poterlo costruire il contenuto. Ogni volta deve essere comunque rifatto. Anche su questo abbiamo fatto una serie di ottimizzazione e di caching, per cui c'è l'home page a fronte di te utente che ti conosco, te la costruisco per quello che conosco di te. Nell'utente generico che non conosco, la home page è sempre la stessa per tutti, cioè decido che al minuto. Quindi anche a parte dell'advertising è gestita internamente o è separata? È un mix, c'è una parte con Google e c'è una parte interna. Però quello che Google ci pensa Google, nel senso c'è lo spazio, quindi il problema non si pone. Quello che invece decido direttamente lo costruisco a seconda di volumi, per cui okay, sparo fuori, non so, 1000 annunci di Mercedes, di Castrol, di Alpinestar, piuttosto che, dopodiché lo step successivo sono altri 1000 annunci di, a meno che non ci siano diciamo advertising mirati, allora se sono all'utente vanno dietro al profilo dell'utente, se invece è diciamo generico sulla page view vado per numeri o per diciamo metodi che mi permettono di fare un caching, quindi utilizzare sempre lo stesso contenuto senza dover richiedere la database ogni volta per ogni singola page view. Costruisci tutta la pagina. Per quello che dicevo, abbiamo costruito diversi livelli di ottimizzazione che ci permettessero di erogare il contenuto velocemente. Non sempre questo diciamo, richiede dello storage particolarmente performante dietro, lo storage performante ci ha permesso invece di tirare fuori a galla tutti quelli che erano i colli di bottiglia e i problemi che c'erano nel codice dell'applicazione, la mega applicazione. Poi in realtà non c'è solamente moto.it in questo data center, ci sono anche altri clienti molto meno esigenti, che il 95% delle risorse lo brucia moto.it automoto.
l'altro 5% è più che sufficiente per altre decine di virtual machine, tra virgolette, normali. Normali dove ci sono anche magari degli Oracle, non particolarmente. Sì, sì, però insomma, non hanno la... Non hanno il carico che si porta dietro. Chiaro. Una cosa così grossa, insomma. Altre domande? Dubbi? Una domanda, ma secondo voi... adesso c'è un gioco di SSD, un po', li abbiamo profilati su scritture super veloci, un po' quelli più lenti per le letture, e poi dischi classici. Voi vedete un'ulteriore stratificazione, cioè nel senso già adesso stanno uscendo i dischi da 4 e mezzo, ho visto capire di compagnia, cioè la proiezione secondo voi è quella di un'ulteriore stratificazione o diversificazione dei dischi SSD pensati per prodotti diversi, attendere, o secondo voi non ci sarà questa cosa, quindi rimarremo semplicemente con questi tre livelli? No, secondo me il livello diventerà di meno. Sì, allora il disco SLC, ok, è troppo costoso e la produzione è scarsissima. L'MLC e la 3D NAND, che poi è il futuro, perché io adesso ho parlato di TLC prima, in realtà la TLC e la 3D NAND sono le due tecnologie che stanno andando. Probabilmente la 3D NAND, la TLC tende a comprimere la cella, okay, e a mettere più celle nello stesso spazio. La 3D NAND fa dei livelli, quindi non c'è solo, adesso siamo su un piano, e la 3D NAND aggiunge più piani allo stesso chip, okay? Quindi è una tecnologia di costruzione diversa, e si parla di livelli 16, 32, 64 livelli sullo stesso spazio, senza diminuire la dimensione della singola cella. E senza diminuire le performance. Quindi probabilmente negli anni avremo una MLC sviluppata in tre dimensioni che sarà molto capiente e molto performante. Non ha senso avere un po' più di performance dall'SLC perché la differenza di costo sarà abissale e non ha senso avere un terzo livello perché il rischio è superiore a beneficio. Quindi probabilmente andremo sempre di più a MLC, 3D NAND. Tanta. Quindi sostanzialmente sono SSD probabilmente divisi in due parti, diviso due tipologie, ma... Cioè succederà prima che avremo una soluzione sull'SSD e sul meccanico. Nell'andare degli anni il meccanico... Man mano che crescerà la 3D NAND, il meccanico insomma lo vede difficile. Poi non muore mai niente, abbiamo i tape, ok? Vuoi che non faranno dei dischi meccanici che si potranno fermare, che si potranno... Ah, già adesso esistono dei dischi che si rallentano quando non vengono usati per consumare meno corrente. Okay. Ma banda permettendo, avremo Glacier, sì. Molto lento e cioè, molto economico. Voglio dire, come c'è quell'azienda americana che fa il tape, la Spectralogic, no? Che ci ha messo un'interfaccia S3 davanti e fa delle librerie più grosse di questa sala, ok? Puoi fare tutto, ok? E puoi avere 0,00 dollari al gigabyte, ok? Ovviamente è misurato sul fatto che hai comprato una libreria grossa come questa stanza. Cioè, se te compri l'appliance per interfacciare la libreria e una libreria con 20 nastri, costa di più del tuo disco SSD. Però, diciamo che la tecnologia sta andando avanti in tutte le direzioni, anche le tecnologie più vecchie non muoiono. Parlavo l'altro giorno con un cliente che ha 40.000 nastri, è ancora gli stessi nastri. Cioè, anche che riparti. Sì, ma c'è i nastri. Ovunque ci sono i nastri. Ovunque. In un'azienda come la vostra, probabilmente no. Perché non hai il problema della retention che magari deve essere 30 anni, ok? E quindi dopo un tot di tempo uno potrebbe dire ok, uso tecnologie che sono più elastiche e anche più economiche da gestire. Se te hai iniziato negli anni 70 a fare i backup sui nastri, te ancora hai dei processi che girano sulle cose, per quanto siano stati ammodernati, eccetera, ma in frame ce l'hai ancora lì, è stato aggiornato, eccetera. Tutta la sua infrastruttura si è riportata dietro e hai dei nastri scritti negli anni 90.
che devi rileggere, che ci serve. Bocca al lupo. Bene, io mi fermerei 2 minuti per... l'ultima cosa. Quindi, in base a quello che dici tu, se la tecnologia dei dischi SSD, che comunque condivido praticamente, diverrà flat, diciamo, praticamente, diciamo, ci saranno diversità negli anni tra tipologie di dischi SSD, quindi anche le funzioni di tiering non esisteranno più, se non altro, se non per la parte dischi, o forse si sposteranno magari su cache e RAM dei nodi. No, quello che succederà, ci sarà un tier più veloce che sarà una RAM. Quella che viene chiamata PCM o HP la chiama, cioè HP ha una tecnologia diversa che si chiama Memory Store, ok? Quello sarà il prossimo futuro. Cioè tu avrai un tier più veloce che avrai quasi la velocità della RAM, ok? Però è persistente. Ah, è persistente. La RAM un po' più lenta. Sì, è persistente. Ok, quella è la tecnologia, cioè HP ci lavora da anni, altri ci lavorano da anni, nessuno è riuscito ancora a metterla in produzione, non è così facile, però quando ci riusciranno, HP ha detto adesso l'HP Discover a Las Vegas che l'anno prossimo, quindi il prossimo giugno, avranno un prototipo funzionante di un oggetto che loro chiamano The Machine, che userà grandi quantità di memory store. Poi, cioè, saranno in grado di farlo o come al solito tutti i progetti di ricerca, no? È stato rivisto, do una testimonianza ufficiale, è stato rivisto The Machine, è una cosa molto, è bello, l'idea è veramente bella. Memory Store è stato ufficializzato la settimana scorsa da Martin Fink, che è il responsabile di Labs, che sostanzialmente è un componente che non riescono ancora a far esistere in natura, per cui uscirà un prototipo, però con una tecnologia già sul mercato, fatto salvo il concetto di utilizzazione massiva di core tramite ioni con connettività fotoni eccetera no. Che sembra una roba da no, vabbè, che diciamo che la connessione con la fibra ci sta tutta, nel senso che l'hanno già anche dimostrata, ma anche come le connessioni del 100 gigabit che ha fatto vedere IBM un po' di tempo fa, ci stanno tutti lavorando chi in un modo che nell'altro ad aumentare la velocità di connettività e le cose. Sia PCM che Memory Store sono tecnologie possibili, in realtà, sai, se fai 5 celle in un laboratorio, ok, ma cioè, da lì arriva il processo di produzione, quello lì teoricamente è il futuro. Adesso abbiamo anche, nel mezzo ci abbiamo anche NVMe, cioè ne abbiamo di roba nel mezzo che praticamente per abbattere anche tutti questi problemi di latenza, la memoria flash viene portata molto più vicino alla CPU. Sì. Soltanto che questo stesso protocollo viene utilizzato adesso per allontanarla dalla CPU, mantenendo, eliminando lo scaso innanzitutto. Per cui nei prossimi anni ce ne sono di giochini che escono. Un ibrido che porta un po' di memoria da usare come livello di tiering c'è già da qualche anno. Nel senso che avevamo anche testato, era DataCore, per cui nello storage condiviso puoi avere un tiering. Diciamo, puoi avere, però è sempre di lettura, non hai. Cioè, è una cache. Cioè, la cache vuol dire un po' più fuori. Qualsiasi sistema che abbiamo sul mercato ha già una cache, che è anche in RAM. La maggior parte delle macchine, qui oggi abbiamo Tripar. Il modello, adesso non so il 20.008, ma il modello precedente aveva 768 giga di RAM. Sì, questo qua c'era 3 terabyte. Cioè, 3 terabyte di RAM era 3 terabyte di RAM. Oppure a chi fa bella la chiesa, 3 terabyte di RAM. A chi sì la fast cache la portare su questa porta, su questa SSD, poi che sia magari alla stessa stregua, se vogliamo, della cache proprio su chip che hai magari sulle controller, però comunque... No, la cache su SSD non è la stessa strega. Però è la via di mezzo, diciamo. Sicuramente accelera. I dati, gli analytics che ci ha portato INC, fatti
dal sito in AR e loro ti danno di ritorno i grafici, e ti facevano vedere proprio il carico, le slides, con quanto più o meno rossa era, diciamo, l'unità che stai utilizzando, e vedi che normalmente, insomma, nei VMX che stiamo utilizzando in Cari Parma, la fast cache viene utilizzata perché è lunga, anzi, e il nostro supporto ti diceva sì, è bene che sia rossa, perché se non è rossa vuol dire che abbiamo fatto rischi per niente. Va benissimo che sia utilizzata, è molto utilizzata, ma non basta mai, perché su appunto 200,5 ci girano sopra, già vedi comunque delle ricadute che escono fuori dalla flash, vanno a finire sui SAS a 10.000 giri, alcune fettine rosse anche su Nearline, e lì capisci perché la verità poi non si muove più neanche. Fa cosa per l'utilità che il livello del sistema è già il massimo della sua capacità. No, assolutamente, è una configurazione di base, appena partita, perché ritaglia, diciamo, solamente le esigenze di sicurezza, che è il motivo per cui io sono in Cari Parma. Non è un infrastrutturale, però poi per forza di cose, quando conosci qualcosa ti affibbiano subito, no, del lavoro da fare. E il risultato è questo, abbiamo anche dei 7500, abbiamo dei P9500 di HP, che ovviamente avendo centinaia di meccaniche, il problema della sua forma funziona molto di meno. Certo. Nel VNX di sicurezza informatica sono molto poche, perché sono delle decine, e quindi lì il problema lo vedi subito, o meglio, lo vedi subito quando esci dalla fast cache. Finché stai nella fast cache i tempi sono assolutamente accettabili, stanno nell'ordine da millisecondi ai 5 millisecondi, anche con qualcosa abbastanza, diciamo. Quindi è una fast copia tra i livelli, fa il timing tra i livelli. E il timing purtroppo lo fa solamente una volta a notte, ed è quella che poi è la, diciamo, collo di bottiglia vero della macchina, perché se lo facesse in real time, tu lo vedi sempre solamente in cache, dato come si raffredda lo sposti, quella sarebbe la cosa ideale. In teoria i Remax dovrebbero fare così, sì. Ma anche su quello poi, cioè, se lo fai, lo accendi e poi spegni la macchina, perché non fa più io. Ma faccio il problema che dire di farlo più spesso, ma non ha senso. Quindi di fondo credo sia una volta al giorno. Una volta al giorno. Sì. E di contro che cosa fai? Allora incominci a capire che cos'è il workload, incominci a capire come funziona, scopri che i log del garante che li scrivi una volta e non li guardi più per un anno, li puoi mettere su Nearline, perché è una volta che gli scritti stanno lì, e allora fai delle loop che vanno a finire solo su Nearline, e così non passano neanche dalla cache, vanno a finire direttamente lì. Insomma, cerchi di ottimizzare un po', ma perché? Perché hai il know-how e la conoscenza del workload. Se non hai queste due cose e hai dei volumi grossi, fai finisci il vendor, perché compri tante risorse che userai all'1% normalmente e per qualche piccolo, però purtroppo poi questa è la strada. Ed è da qui che poi il discorso di Enrico del capire, no, le due fettine sotto delle quattro assume valore, perché a quel punto se ti manca la conoscenza non puoi fare altro che basarti su dei dati. Se ti basi su dei dati, più i dati sono accurati, ti danno proprio lo specifico, e meglio a indirizzare le persone. Perché quella conoscenza può essere portata a gente che mediamente non sapeva, nel senso che non uno che ha la cultura per capire, ma un utente che magari altrimenti non ci avrebbe guardato. Per cui sai cosa che una cosa che mi chiedo è che c'è l'evoluzione degli analytics, ma mi chiedo la reattività di questa cosa, perché io quello che vedo quasi tutti i 7 giorni direi è che spesso c'è un'emissione di sistemi e i sistemi funzionano, e poi succede sempre l'elemento maledetto fattore umano, di quello che doveva spedirti 100 giga te ne ha spediti un tera, di quello che, ma faccio un esempio, non è tipo cretino, guardate, neanche la settimana scorsa ci sono state mandate le lavorazioni, sono state mandate dei dati e i dati non sono super controllati, ma è sfuggito l'ennesimo controllo e c'erano dei dati doppi, tripli, e il sistema lavorando sui dati doppi, tripli ne ha prodotti 20.000 volte quello che doveva produrre, no? Quindi cioè, ci sono trovati a una specie di allarme rosso dovuto al fatto che sta macchina stava sparando fuori milioni di dati, non sapevi perché, eccetera. Mi chiedo se gli analytics ovviamente ho mandato i sistemi sulla carica, eccetera. Mi chiedo se questi analytics avranno la reattività di poterci far intervenire rapidamente su roba, ma temo che ancora non sarà possibile, come immagino che ci vada molto tempo che sia possibile.
Adesso il caso specifico non lo conosco, però no, diciamo che c'è un caso, ma l'obiettivo di chiederti qui è di in tempo reale di prendere quello che sta succedendo. Okay? Sì, però mi chiedo, quindi, se mi chiedo, ok, io la piacerà la warning, lo fa anche adesso più o meno, dicevo, beh, stiamo esagerando dal punto di vista dei sistemi, no? Ma da questo a ricostruire, se io riuscirò ad avere dagli analisti sufficiente informazione per ricostruire rapidamente, dove sta il problema, intervenire rapidamente. Io per quello che ho visto io, ma ripeto, ho fatto anche dei lavori per queste aziende, quindi non le nomino neanche, io giro di 5 secondi. Cioè, vedi dov'è il problema, clicchi, apri, clicchi, apri. E poi sai che dice come funziona. Cioè, perché lui lo sta leggendo e ti sta facendo vedere quello che sta leggendo. E poi non sia in tempo reale, passano 5-10 secondi o 20 secondi dal momento in cui è successo il fatto al momento in cui lo vedi, però è tutto lo storico, vedi il picco. E, cioè, e l'interfaccia è veramente da bambini, cioè. Beh, di cops, se ci pensi. Cioè, sono abbastanza. Sì, ma non è neanche, ma non è neanche una cosa che impara, cioè una cosa che sta succedendo, te lo fa vedere, e tu vedi le lampadine rosse che si accendono, clicchi la lampadina rossa, lui ti dice, uè, fino a 5 minuti fa facevi così, adesso fai così, va bene? E poi se continui a cliccare. Lui riesce a dirti quanto il database sta sbarcando piuttosto che. Lui non ti dice che sta sbarcando, lui ti dice fa un sacco di io, ha una latenza esagerata, sta usando un sacco di risorse, sta allocando un sacco di RAM. Va bene? Cioè lui non sa, hai capito? Ho paura che, scusa, riflessione proprio così, ho paura che è un po' la storia maledetta dell'integrazione di sistemi di monitoring, cioè credo che comunque perché questi sistemi siano efficaci ed efficienti sarà necessario un livello di integrazione anche con la parte applicativa, barastrati sopra un web, database, eccetera, sto ragionando. Ah no, ma lì ci arriveranno, ma ci arriveranno, ci vuole tempo, però cioè, no? Adesso siamo a livello di virtual machine, entrare dentro la virtual machine. Già entrare dentro la virtual, è un passo avanti. No, entrare dentro, no, adesso siamo arrivati a livello della virtual machine, hai tutti i dati della virtual machine. Sapere che dentro ci gira Exchange o Microsoft SQL, quello che è, e verificare se quel Microsoft SQL sta guardando e poi confrontare quella cosa lì con tutti gli altri Microsoft SQL del mondo e dire guarda, per quelli che sono organizzati come te il carico dovrebbe essere questo, te lo fai diverso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ci vuole un pochino. Sì, ma stiamo parlando di 1 o 2 anni, non è che stiamo parlando di 20 anni. Sì, arrivo. Va bene. Comunque ti devi scontrare, io parlo per mia esperienza, sul fatto che magari ci gira un IRP e l'IRP magari è scritto come si scriveva 20 anni fa. Ma quello è così, però lo sa, sai che è quello. Purtroppo quello è così dappertutto. In realtà ti posso dire una cosa, che la mia esperienza è che quando tu hai, tra virgolette, pochi, come dicevo, quando tu conosci workload, ti va anche bene. Quando non conosci un workload che è un bel film, cioè nel senso che, oppure magari ci sono tutta una serie di workload che hanno talmente tanti potenziali ingressi dove non riesci a monitorare tutti gli ingressi, allora diventa veramente complesso. Cioè noi abbiamo reattività anche di ore per riuscire a capire nel momento che la macchina attiva male il palettone, ok, qual è l'origine del palettone e magari è, potrebbe anche essere, non so, voglio dire, l'agenzia delle entrate che mi ha mandato il modello che ci ha ripetuto il codice fiscale 20.000 volte, quando montato non doveva farlo, cioè, proprio questo genere, e ci metti veramente parecchie buone. Sì, però le cose applicative difficili, ragazzi, cioè, adesso ci sono applicazioni standard, ok, tu non hai applicazioni standard, no, e quindi alla fine, cioè, io posso immaginare, dalla velocità e da come queste aziende stanno ragionando, che se tu hai Exchange, loro riusciranno anche a recuperare la tua configurazione di Exchange, potranno dire, sì, ma il tipo di configurazione di Exchange che hai sta andando bene, ma a me basterebbe, faccio un esempio, già a me mi toglierebbe, ma penso che a tanti toglierebbe già lavoro, per esempio, se già cominciassero a interfacciare l'Oracle delle situazioni SQL Server, Exchange, quei, diciamo, applicativi di base. Ma quello succede, questo succederà sicuramente. Succederà sicuramente, nel senso che. Perché vorrebbe dire automaticamente, in parte già viene adesso, però non ancora molto. Quello è il famoso discorso che ti dicevo prima, cioè è il vantaggio, è il differenziante. Okay. Cioè, quando andrai a comprare la tua prossima infrastruttura, la parte di analytics è differenziante. Eh sì. Punto. È il vero differenziante.
perché se anche devi spendere 10, 20, 50 mila euro in più di hardware, perché non è veloce uguale alla cosa più veloce che c'è sul mercato, no? Quindi devi mettere più risorse per farlo, l'informazione che ti dà quel sistema rispetto a quell'altro che magari non lo fa, anche se va più forte, è così tanto superiore, soprattutto in ambienti complessi. La governabilità nell'ambiente complesso vuol dire la governabilità che è un elemento fondamentale. Esatto. Un apostrofo. La configurazione di default di VMware, io questo l'ho detto 20.000 volte, di quelli che conosco che lavorano in VMware, è che ogni virtual machine ha risorse infinite. Non c'è un limite, se tu crei una virtual machine non hai limite della CPU, non hai limite di layoffs, non hai limite della quantità di RAM utilizzata, ed è un danno, perché quando poi una virtual machine impazzisce, mangia tutto. Quindi il piccolo consiglio che insomma, con qualche capello grigio di esperienza ho portato a casa è fate il contrario. Quando create le virtual machine e sapete che cosa ci devi dare, dategli subito un limite. Poi il limite lo alzate se vedete che è troppo poco. Però dategli un limite perché vi preserva da o il data center che sta collassando perché ci sono un database, un'application che per un flusso che io adesso avrei tu assolutamente ignorati si sono. Sì, però sai che quello che dici tu è corretto, qual è la fregatura di quel modello? Che molte volte tu hai dei sistemi che magari hanno dei workload molto diversi in momenti diversi. Quindi dovresti stare lì a parametrizzare e allora giustamente adesso diventa giustamente quello che diceva Rico prima, dovresti automatizzare, cioè questa devi seguire, sì, orchestrato, e là diventa un peso. E vedrai che man mano che andremo avanti, questa cosa qui. Aumenterà, sì, sicuro. No, cioè tutta questa parte di orchestrazione, automazione, eccetera. Nel tempo, soprattutto il software che magari scrivi tu, nel senso della tua azienda, e inizierai a containerizzare nei container, perché sono strutture molto più semplici, sono stateless, e quindi tu farai delle configurazioni al volo su un'altra, fai un lavoro, cancelli tutto e poi riparti, reinstanzi tutto, rimetti tutto con la configurazione di quel particolare cliente o quel particolare flusso di lavoro, finisci e poi cancelli tutto. E questo, tutti quei meccanismi che ho detto prima, no? Cioè, allocchi bene, ma quando devi allocchi devi liberare risorse, insomma, quello dopo sì che è fondamentale. Sì. Cioè, se te hai le 10.000 macchine virtuali del service provider, questo tutto il giorno alloca, e non è che lo controlla qualcuno. Non puoi pretendere che il sistema non dè all'occhio le risorse, perché dopo mezz'ora hai finito. Cioè non sei risorse limitate, gli utenti sono come ti dicono le risorse. Ma anche il costo, perché alla notte quando il carico scende, un bel po' di host li spegne, perché stanno consumando corrente per niente, e gli decidi al mattino quando il carico comincia a salire. Bene. Perché hai 10 server è una cosa, quando comincia a averne migliaia di server, sì, ma anche sotto le migliaia, anche già 2-3 centinaia. La bolletta è sì, dopo ne hai tanti teoricamente, se c'è un problema succede. Va bene, dai.